Buongiorno a tutti, io sono Eugenio Costa, Montabuono Editore, curatore di questa rubrica che si chiama Luna Calante e siamo di nuovo ospiti col nostro autore Paolo Galli alla libreria Bocca, oggi per parlare di salute, benessere e soprattutto stile di vita. Lascio immediatamente la parola al professore con un breve incipit tratto da un grosso filosofo. La cultura deve ripartire dal suo luogo d'origine, dalla sua fisiologia, dalla sua dieta e dal corpo. Quindi lascio la parola al professore con cui abbiamo seguito uno studio, intitolato La dieta selvaggia. Grazie, professore. Grazie di questa opportunità. Allora, io vorrei riassumere un po' la mia vita. Sono partito come ricercatore in un ambiente petrolchimico, sono diventato un ricercatore, ho diretto poi la ricerca di tutta la Montedison, di tutta la Farm Italia, Carro Erba, ho diretto anche istituti di ricerca internazionali in America e Olanda e ho studiato, ho fatto dei brevetti, ho fatto delle scoperte fondamentali che sono citate nel mio curriculum. In tutto questo mi è rimasto veramente stupito, se non scandalizzato, del fatto che questo approccio razionale, scientifico, che viene applicato nelle scienze chimiche, chimico-fisiche, farmaceutiche, eccetera, non è applicato assolutamente per l'uomo. L'approccio della nostra vita, salute, eccetera, eccetera, è estremamente empirico, fatto di credenze, di rituali, sprivi di fondamento. Allora mi sono detto, dopo aver progettato tante macchine, tante cose scientificamente perfette, perché non studio un po' l'uomo senza avere laurea in medicina né altro, ma buon senso e approccio razionale alla scoperta scientifica. E così mettendo insieme i casi, la curiosità ti insegna di andare a vedere quello che spicca di diverso dalle altre cose. E subito ho visto che ci sono delle differenze fondamentali tra i comportamenti umani, le credenze e poi i risultati pratici. I risultati pratici sono quelli che poi, dopo aver studiato a lungo la situazione in Italia e all'estero, mi ha fatto dire, cominciamo a mettere insieme le notizie, le informazioni e le ipotesi di lavoro razionali però su cui possiamo basarci. E ho scritto una prima stesura di questo libro che abbiamo chiamato La dieta selvaggia, cioè la dieta che noi dovremmo seguire. La dieta su cui siamo impostati, la dieta che ha contribuito a creare in milioni d'anni, perché l'uomo non è nato ieri, la prima diversificazione dalla scimmia allo scimpanzé all'uomo, eccetera, ai nostri primati, è avvenuta 30 milioni di anni fa. Dopodiché ci siamo specializzati, abbiamo assunto la posizione eretta, ci è formato un cervello speciale, abbiamo sviluppato un muscolo incredibile. A volte disprezzato che è il gluteo, che solo noi abbiamo, il muscolo più grande che ci sia in un corpo umano relativamente terrestre e così via. Ora, in tutta questa disciplina che mi sono messo a studiare e che ho scritto poi in questo summary, in questo libro, ho visto che ci sono dei riscontri positivi in certi casi. Mi sono capitati, poi, non mi sono capitati. Mi è stato dato un sunto delle pubblicazioni del signor David Mariani e subito ho detto: ma questa roba l'ho scritta io. C'è una coincidenza di approccio, di idee, di conclusioni, di logica, di soddisfazione di certi aspetti della nostra curiosità assolutamente unica. Il che vuol dire che persone, diciamolo immodestamente, di una certa intelligenza, di una profonda curiosità, pur venendo da esperienze totalmente diverse, la mia dal campo scientifico-chimico, la sua mia dal campo educativo, eccetera, hanno raggiunto le stesse conclusioni. Quindi queste conclusioni vanno rispettate, non possono essere sbagliate, perché se delle persone capaci arrivano a questo, arrivando, vuol dire che c'è una logica. E in questa logica io mi sento confortato, mi sento presente, mi sento
rappresentato, e vorrei andare avanti in questo per far sì che l'uomo, l'umanità, cominci a capire che quello che abbiamo avuto, quello che ci ha formato, quello che è stato il nostro DNA in 30 milioni di anni di vita selvaggia, la nostra, la vita dell'uomo primitivo, mangiava i resti delle carcasse, mangiava quello che trovava per terra. Nel mio libro lo scrivo, è la dieta del cinghiale. Cinghiale mangia raccata per terra, tuberi, patate, qualsiasi altra roba, piccoli mammiferi, tutto quello che capita, in maniera variegata, in maniera anche mantenuta sporca. Importante anche il contributo di certi elementi che oggi non mangiamo più perché siamo legati a una dieta troppo pulita, priva di scorie e senza un grande elemento di cui poi magari parleremo più in dettaglio, il silicio. Il silicio, noi, tutti gli animali, tutta la gente mangia raccattando la roba per terra, introduce quantità notevoli di questo elemento che oggi non c'è più nella nostra vita, il silicio, che è fondamentale in una serie di prevenzioni, eccetera, eccetera. Bene, ecco, questo sistema di vita primitivo deve essere riaccolto nella nostra ambientazione. Dobbiamo cominciare a mangiare la roba che rappresenta il nostro base della nostra costituzione, proteine, vegetali, sali minerali, eccetera. Ma ancor più e ancor prima, cos'è che mancava? Cos'è che ha fatto sì che l'uomo sia diventato quello che è diventato, compreso lo sviluppo del cervello e del gluteo? L'esercizio fisico. Noi siamo vissuti, l'uomo si svegliava, cominciava a scappare per fuggire dai predatori, per inseguire le piccole prede, per raccogliere le cose per terra prima che altri. Era una vita dinamica dalla mattina alla sera, sempre impegnata, eccetera. Ecco, questa sera l'esercizio fisico ci ha impregnati più del cibo. Anzi, dalle ricerche che sono state fatte, e che ho visto anch'io, il 70% del nostro benessere deriva da un intenso esercizio fisico, il 30% fondamentale, finché vogliamo, dalla dieta. Ma esercizio fisico più dieta primitiva, selvaggia, è la base della nostra salute, del nostro senso. Solo questo mi ha seguito e ci sono esempi che potremmo citare nel mondo a livelli elevati o livelli molto bassi che dimostrano la validità di questa teoria. La dieta selvaggia e l'esercizio fisico intensissimo. Ma, sì. Professore, faccio una brevissima domanda. Nel suo libro lei parla di un alimento, l'aglio. Che ruolo ha questo alimento? Ah, ecco, l'aglio dal punto di vista culinario ha una certa cultura in certe... L'aglio è un elemento, poi dirò chimicamente cos'è e cosa non è, che comunque ha seguito il successo di alcune popolazioni. Prima di tutte quella più vicina a noi, i romani. Ubi Roma, ibi aglium. I romani mangiavano aglio, i legionari romani quando mangiavano non avevano... Come si alimenta un esercito? Non è facile alimentare un esercito. I romani avevano roba che potevano portare con sé, e cui farina integrale, vino rosso e aglio, e molto aglio. Ecco, e loro non avevano malattie, la dissenteria non esisteva, le crepe non esistevano. L'aglio incute coraggio, eccetera. I costruttori delle piramidi venivano alimentati ad aglio. I grandi eserciti del passato, i Sumeri, Gengis Khan e Carlo Magno. Carlo Magno l'aveva imposto l'aglio, se ricordiamoci, eccetera. Cioè, i grandi eserciti, i grandi popoli hanno tutti vissuto con quantità di aglio incredibili. Perché chimicamente l'aglio serve? L'aglio in piccola quantità anche catalizza, è un catalizzatore di una fermentazione intestinale particolare che trasforma la cellulosa, le fibre cellulosiche inerti che non servono a niente, si crede, che si accumulano nell'intestino grasso, l'aglio le fa trasformare in amminoacidi speciali che hanno una proprietà di prevenzione contro diabete e contro i tumori e contro le malattie infettive in generale. È un catalizzatore formidabile, trasforma la cellulosa in prodotti chimici di livello superiore. Questo le ricerche attuali lo stanno dimostrando sempre più.
Professore, allora grazie innanzitutto per queste sue sagge parole che provengono tra l'altro da una persona di una certa età e il cui ruolo dell'anziano nell'equilibrio della salute e del benessere delle persone è molto molto importante. Al proposito, lascio la parola al nostro ospite David Mariani, che viene da Montecatini, quindi ci tengo a dirlo perché è importante la sua presenza in questo momento, perché rappresenta in qualche modo la declinazione pratica dei principi e degli studi contenuti nel libro del professor Gallo. Grazie, professore. Prego, grazie. Lascio a te la parola sull'introduzione e che cosa ti ha portato ad approfondire queste tematiche nella tua esperienza di vita. Nel mio caso faccio una brevissima introduzione. La mia non è una carriera paragonabile a quella del professore, ma diciamo che ho focalizzato tutta l'attenzione di tutta la mia vita, dei miei 42 anni lavorativi, non quelli d'età, che ne sono molti di più, ma quelli lavorativi, tutti finalizzati a cercare di capire che cosa possiamo fare per non ammalarci mai, cioè qual è la migliore condizione in cui l'essere umano si può trovare a vivere una vita lontano dalla malattia e soprattutto non solo lontano dalla malattia, ma nelle condizioni migliori per poter vivere una vita degna, quindi piena di gioia, piena di entusiasmo. E le conclusioni sono le stesse esatte a cui è arrivato il professor Galli, ed è molto bello il fatto che persone che provengono da ambienti così diversi, così distanti, anche con proprio educazione e culture diverse, però poi arrivino e convengano su quello che è oggi una cosa talmente ragionevole, talmente di buonsenso, che grazie a Dio per oggi ha anche un'evidenza scientifica potentissima alle spalle, frutto degli ultimi 15-20 anni di ricerca, che può dare all'umanità uno sprint, un nuovo slancio per cercare di avere un nuovo stile di vita che in realtà prende le mosse da quello che sono la storia dell'umanità, da quello che sono le attività che abbiamo sempre svolto. Noi siamo, per usare un termine caro ai giovani di oggi, formattati, come oggi vengono formattati i computer, su quella vita a cui faceva riferimento il professore. Gli studi sul genoma umano hanno chiarito che noi non siamo in grado di adattarci così velocemente come credevamo, ma noi rispondiamo ancora a quei criteri evolutivi che hanno stampato la nostra evoluzione. Il nostro sistema limbico, che è il sistema esperienziale del cervello che accumula tutte le esperienze, risponde ancora come 100 milioni di anni fa, come è sempre stato. E quindi noi oggi abbiamo modificato troppo rapidamente il nostro stile di vita, questa modifica troppo rapida non è tollerabile per l'essere umano e questo è il motivo di tanto disagio, di tanta malattia anticipata, di tanti problemi e della diffusione incredibile delle patologie croniche che sono semplicemente il frutto di un cattivo stile di vita. Sono le patologie che oggi stanno devastando i bilanci della sanità di tutto il mondo, sono responsabili dell'80% di tutte le morti premature e sono tutte patologie prevenibili attraverso un corretto stile di vita. Il professore ha messo il focus sulle cose più importanti. L'attività fisica è il farmaco riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità più importante per la sopravvivenza dell'essere umano. L'alimentazione è parte integrante della nostra vita e della nostra evoluzione, così come l'ambiente e le relazioni sono gli altri due quarti di questo grande mosaico che è poi la prevenzione e la salute umana, che è fatto da queste cose, perché l'essere umano si è evoluto stando insieme, l'essere umano si è evoluto mangiando il cibo sano, l'essere umano si è evoluto vivendo un ambiente naturale, semplice, pulito, libero da fonti di inquinamento e soprattutto collaborando ed aiutandosi, che è l'altro elemento fondamentale per il progresso dell'umanità. Ecco, tutte queste cose oggi ce le siamo un po' dimenticate. Noi nel nostro piccolo abbiamo realizzato questa prima scuola interdisciplinare dedicata ai medici, agli psicologi, ai nutrizionisti, agli scienziati motori, proprio per dare nuova formazione alla medicina, alla psicologia, attingendo a tutte e quattro queste scienze e guardando nuovamente all'essere umano dal punto di vista della prevenzione anziché quello della cura. Oggi sappiamo con la certezza della scienza ammalarsi non è necessario, dipende esclusivamente o in grandissima parte, almeno per il 90%, dalle nostre abitudini e dal nostro stile di vita. Questo è il messaggio che mi sento di trasferire a tutti, sposando in pieno ciò che il professor Galli porta avanti in questo libro, perché è esattamente il suo pensiero, il mio pensiero e voglio sperare quello di tutte le persone che hanno a cuore le sorti dell'umanità. David, dopo questa tua
breve ma intensa presentazione, dici qualcosa della tua scuola, come raggiungere l'indirizzo internet, come i nostri utenti possono entrare in contatto con te. In questo momento la scuola è riservata alle professioni sanitarie, quindi a tutti quelli che lavorano a vario titolo, cioè quindi medici, psicologi, infermieri, ed è a Montecatini, è una scuola accreditata col massimo dei crediti formativi dal Ministero della Salute e ha il patrocinio e il riconoscimento di tutte le grandi società scientifiche italiane, dall'Ordine dei Medici alla Società Italiana di Gerontologia a quella di Pediatria, quindi l'Ordine dei Biologi. Nasce proprio per cercare di creare una nuova classe medica, una nuova classe di educatori in grado di aiutare le persone a prevenire la malattia anziché doverla curare. Il medico più bravo magari salva 9 persone su 10, ma oggi sappiamo che non è necessario ammalarsi, che possiamo salvarle tutte. La prevenzione è il modo per salvarle tutte. E l'altra cosa importante che stiamo cercando di far passare, perché ancora non è così chiaro, è che le cattive abitudini che ammalano l'essere umano sono le stesse cattive abitudini che ammalano il pianeta. Perché provate a pensare l'effetto che fa la merendina incartata rispetto a una mela. Una genera vita, produce vita, la merendina produce plastica, produce sostanze defatte con sostanze che oggi sappiamo scientificamente non essere propedeutiche alla salute, e la plastica andrà smaltita nel mondo. La mela invece viene smaltita nel nostro intestino, i suoi semi sono in grado di generare nuovi alberi e nuova vita. Quindi è importante che si capisca e si comprenda che dalla nostra salute dipende anche la salute dell'ecosistema e dalle nostre abitudini dipende le abitudini e il futuro dell'ecosistema. Noi stiamo rubando molto il futuro ai nostri figli in questo momento e non la trovo una cosa né giusta né etica. Grazie, e grazie ancora ai nostri relatori, grazie a Giorgio Lodetti della Libreria Bocca che toglie il bavaglio, e lo ripeto, alle comunicazioni che hanno un contenuto, alle persone che hanno qualcosa ancora da dire. Grazie e buona domenica. Grazie a voi. Tutti.